intanto al Comitato Pronto, di cui peraltro fa parte anche l'associazione di cui sono presidente, che è la Feria del Mondo. Vorrei appunto ringraziare, abbiamo già fatto così bene i colleghi che mi hanno preceduto, se possibile ulteriori motivazioni alla scelta che stiamo facendo in tanti all'interno del Partito Democratico di chiedere non solo di andare a votare, il referendum è un fatto democratico e noi democratici vogliamo che la gente si esprime, abbiamo anche voluto inserire nella Costituzione i referendum propositivi proprio per questa ragione, quindi trovo che si vada in assoluto contrasto rispetto a una scelta di non voto. Ma dall'altro insomma, è inutile ricordare, ma lo faccio ugualmente, che 7 regioni su 9, questo è uno dei pochissimi referendum, credo fosse l'unico dall'inizio dell'avvio della Repubblica, che appunto abbiamo, cui abbiamo avuto non le classiche raccolte di firme popolare, ma per l'appunto 9 regioni italiane, erano 10 che si erano espresse in termini negativi. Che cosa è accaduto? È accaduto, ed io l'ho visto come un fatto estremamente positivo, la mia storia personale mi porta a dover far parte di questo comitato, a prescindere persino da quello che potrebbe fare il partito a cui appartengo e a cui in direzione nazionale lunedì esprimerò la mia posizione nella speranza che siamo in tanti a voler esprimere obiettivamente questa posizione. E cioè che dal punto di vista del lavoro che è stato fatto nel corso di questi 3 anni di legislatura ci siamo, mi sono opposta insieme a molti colleghi trasversalmente, per cui ricordavo giustamente il collega prima, il collega Compagnone, con cui abbiamo sottoscritto diversi emendamenti relativi alle Argan, proprio per andare a evitare e a far comprendere al governo che la sensibilità ambientale è molto più alta di quanto si possa presumere sia. Questo è già avvenuto, perché io ricordo perfettamente di tutte le manfrine, le difficoltà, di problemi anche in termini di conflitto quando abbiamo avuto il referendum sul nucleare, partecipare o non partecipare, partecipare con ni, con sì, con ni, con non so, con vedrò. E poi invece è accaduto l'inimmaginabile, la gente è andata a votare e ha superato il quorum. Che dire, io non soffro della sindrome di Nimby, sono un amministratore e non ho, so distinguere, no? Quindi vorrei che fosse ben chiaro. Non ho ragioni politiche da far valere, se non, non sono minoranza, non faccio parte di coloro che devono giustificare in qualche modo un contrasto con il governo. Credo che la nostra reazione di queste 7 regioni, l'azione di tanti colleghi del Partito Democratico, sia un'azione obiettiva, intelligente, capace di portare all'attenzione del partito un errore che sta maturando all'interno della segreteria politica. Motivo di 2 ulteriori ragioni, se mi permettete, la prima. Dicendo che, come diceva molto bene prima il Presidente di Commissione Marinello, noi abbiamo già visto, non è un caso che dalla mia regione siano partiti in maniera pressoché unanime con il Consiglio regionale tutto unito e compreso tutto il mio gruppo politico, il Partito Democratico, una fortissima opposizione, noi siamo stati addirittura promotori di una legge contro appunto i danni della subsidenza determinati dalle privatizzazioni. Quindi non devo spiegare ragioni che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno prodotto nel tempo danni davvero incalcolabili. Ma vorrei ricordare, come diceva prima bene chi mi ha preceduto, c'è il tema della vaghezza, della, davvero io ho cercato di capire, ho cercato di approfondire, di informarmi, di entrare dentro, di guardare le percentuali, le quantità, appunto nella logica dell'obiettività e non nella logica, diciamo, di appartenenza o di contrasto interno, ma è del tutto incomprensibile se non per il tentativo di riuscire a giustificare l'ingiustificabile motivo per cui nella maggior parte dei casi non si vuole giungere a compimento con queste piattaforme, laddove, come vedete è evidentissimo, mi piace molto lo schema che ho visto ora perché rappresenta molto bene quanto sto dicendo, che c'è la stragrande maggioranza di tutte le piattaforme che abbiamo, le ricerche in atto, sono, diciamo, tranquillamente, vanno tranquillamente, dovremmo persino volercene, a buon fine, nel senso che i 30 anni previsti dal 991 associati alla 617 del 67 prescrivono 30 anni più 10 più 5. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando forse semplicemente della difficoltà di qualcuno di andare a smantellare l'esistente. Allora diciamola questa cosa e dico, dopo aver avuto la capacità di tornare indietro, che io giudico in politica sia un grande atto,
andato a scegliere di togliere di mezzo la larga parte dei cosiddetti referendari, davvero non comprendo perché non ci siamo spinti anche a togliere di mezzo questa benedetta clausola che ci porta al referendum, e soprattutto a questo punto viva, come dire, la democrazia, si esprima il popolo italiano, si approfondisca questa situazione alla luce del fatto che noi viviamo circondati da un mare, che è un mare chiuso, che è un mare interno, che è un mare piccolo, che assomiglia a un lago, che ha tutte le caratteristiche, se vogliamo, dei laghi per la scarsa quantità, diciamo, di flussi d'acqua e di maree, per cui è un mare sostanzialmente fermo dove si possono moltiplicare i rischi. Non vogliamo creare un problema in casa d'altri, ma vogliamo dire che quell'1% che si dovrebbe poter prelevare, ma forse ulteriormente di gas, che poi chissà se c'è, che per quanti anni, non sia giustificazione per non procedere, per esempio, nella ricerca, laddove invece abbiamo detto anche a Parigi che lì vogliamo andare per portare l'attenzione, l'efficienza e l'energia rinnovabile. Quindi un indietro cliccare dovrebbe spingere l'acceleratore verso l'innovazione anche di mentalità e di modello economico.